Questo che abbiamo appena visto è l'inquadramento generale delle problematiche, cioè un inquadramento che ha a che fare complessivo ambientale, in cui voi forse vi dovete liberare da una certa tradizione ingegneristica in cui qual è il bello, che ha un suo fondamento anche matematico, se vogliamo, del pensiero matematico, dice: ah, io ho il mio bel edificio e a quello penso, ho la mia bella struttura da calcolare, a quello penso. I problemi legati alle costruzioni idrauliche invece rivoltano questo tipo di approccio alla progettazione. È certo che voi dovete progettare bene i singoli elementi con grande cura e allo stato dell'arte, in scienza e coscienza, ma dovete anche inserirli nel contesto in cui questi si pongono. Nessun elemento, in realtà, nessun elemento progettato, non solo dal punto di vista architettonico, perché questo magari siete anche abituati a vederlo, no? Lì, cioè l'elemento, la casa, l'edificio, il grande edificio come la sede universitaria in cui siamo qui, si devono inserire nel contesto ambientale, ma tutto si deve inserire in un contesto articolato che ha le sue influenze. Questo deve entrare nella vostra testa di progettisti. In ogni caso, volendo fare la cosa una descrizione, se poi passando dagli elementi così generali agli elementi particolari andiamo a vedere che cos'è una fognatura. Beh, se la volessimo schematizzare, questo è lo schema di una fognatura. Che cosa c'è? C'è, beh, una parte che in qualche modo è legata alle precipitazioni. Le precipitazioni sono un elemento fisico essenziale per la progettazione della fognatura pluviale, l'elemento che la rendono una cosa importante. Le precipitazioni hanno bisogno di conoscere i caratteri climatici del luogo, sono diverse da qui a Timbuktu. Quindi in teoria dovremmo progettare delle fognature fatte in modo diverso qui a Timbuktu o a Oslo. Anche se la dottrina, chiamiamola così, la dottrina della progettazione finora non è stata così, non ha pensato le fognature come se fossero diverse in un posto e in un altro. Le precipitazioni, le prime che avvengono, sono precipitazioni generalmente inquinate, perché dilavano l'atmosfera, dilavano le superfici che durante i periodi di precipitazione si sono sporcate con inquinanti dei più vari tipi, per esempio tipicamente qua di metalli pesanti o di idrocarburi prodotti dalle macchine che girano, in particolato di vario genere. Quindi avrebbero stabiliti i trattamenti delle acque di prima pioggia, cosa di cui noi ci occuperemo praticamente per nulla, però dobbiamo tenere presente che ci sono. I trattamenti di prima pioggia ce ne occuperemo in realtà fra poco, ma in senso così generico, diciamo, non calcolato, come elementi e misure diffuse. Poi infine c'è la rete fognaria vera e propria, che è l'insieme di tubi e dei dispositivi che stanno nei tubi, che consentono di prendere l'acqua superficiale, di trasportarla e di recapitare in un luogo opportuno. In particolare dei corpi idrici recettori più grandi che la possono contenere. Generalmente diciamo che l'elemento tradizionale appunto è questo, e questo per esempio viene di solito trascurato. Ci possono essere naturalmente dei dispositivi idraulici di regolazione in cui si cerca di controllare il flusso delle acque quando questo è possibile. Volendo fare la lista della spesa, dicevo, se adesso io devo fare una fognatura, quali sono gli elementi che devono mettere insieme, quali sono le parole chiave che mi devo ricordare? Beh, mi devo ricordare queste parole qua, chiave qua intanto, almeno nella progettazione tradizionale. Le misure diffuse, le cadatoie e le infrastrutture statali, i tubi, i pluviali e le infrastrutture negli edifici,
La rete di fognatura, gli invasi, cioè degli elementi in cui si prende l'acqua e la si stocca per un certo intervallo di tempo, gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia, le stazioni di pompaggio, perché la fognatura è un dispositivo che funziona a gravità, noi usiamo la gravità per far muovere l'acqua, a differenza degli acquedotti dove noi invece usiamo delle pressioni artificialmente generate o diciamo generate con atti, perché non sempre artificiale è la parola giusta. E quindi dovremmo prendere delle pompe e pompare in alcune. Se l'acqua sempre discende, se noi la facciamo sempre discendere, dopo un po' siamo al centro della terra. E a un certo momento, quando siamo bassi, se le vogliamo recapitare in un corpo idrico recettore che sta in superficie, dobbiamo mettere degli impianti di pompaggio che prendono queste acque e le sollevino. E poi appunto c'è il recapito nei corpi idrici principali. Una caditoia, cos'è una caditoia? Adesso andate fuori di qua e guardate cosa sono le caditoie. Queste sono le caditoie. Cos'è il mio lungo marciapiedi? Sono l'elemento fondamentale delle fognature bianche, perché sono i luoghi in cui le acque superficiali vengono introdotte nella fognatura e dovrebbero essere gli unici luoghi in cui le acque superficiali vengono introdotte nella fognatura, perché di per sé la fognatura dovrebbe essere un dispositivo impermeabile rispetto al terreno circostante in cui magari è inserita. Tubi, questo è naturalmente un utilizzo un po' particolare, strano, di un tubo in calcestruzzo armato. Vedete che diametro ha, questo anche è un diametro diciamo almeno di 2,20 m, 2,5 m, dipende un po' dalla signora quanto grande è. E quindi noi dovremmo sapere anche di tubi come sono fatti, con quali materiali, quali sono i problemi, le problematiche che questo tipo di tubo ha a che fare. Non sempre si è progettato con dei tubi, ma anche naturalmente creando degli specchi o dei canali, come in questo caso, fatti con mattoni. In molte città ci sono poi, sapete, alcune fognature sono anche millenarie in alcune situazioni. Questa foto qua io l'ho presa da una società di esploratori delle fognature, perché la gente in giro per il mondo fa tante cose, questi qua vanno in giro per queste fognature antiche e vedono cosa sono fatte dentro. Però in alcune città è una cosa veramente interessante, perché per esempio a Parigi, le fogne di Parigi sono estremamente particolari, molto grandi, diverse da come da queste che io vi andrò a insegnare, e hanno tutta una serie di funzioni importantissime. Questo naturalmente è più all'interno di una fognatura più tradizionale. Ci sono dei dispositivi, per esempio i pozzetti di ispezione, quindi vedete dei pozzetti di ispezione in PVC. Una fognatura per poter essere ispezionata, non per poter lasciare andare quelli come dire, delle società che esplorano le fognature, no? Deve avere per la manutenzione dei pozzetti che vengono posti. Quanto? Osservate qua. Dovete osservare lungo le strade ogni quanti metri ci sono, per esempio, non delle caditoie, dei chiusini. Generalmente sotto il chiusino c'è un pozzetto di ispezione. Perché sia uno pozzetto ispezionabile nel senso del termine che gli diamo noi, significa che ci deve poter entrare un uomo o una donna, non c'è nessuna. Non che questo che sia vietato alle donne entrare nei pozzi di ispezione. Per le dimensioni deve essere quindi un pozzetto, questi pozzetti hanno dimensioni grandi, sono generalmente più profondi, più grandi, più alti di 2 metri. E il chiusino quanto deve essere grande? Beh, deve permettere il passaggio di una persona, siccome adesso siamo cresciuti tutti in dimensioni, normalmente. Diciamo, un tempo si diceva che i chiusini, che adesso vediamo fra un po', dovevano essere di 60, normali sono di 60 cm, anche se sono di 70 o di 80. Ebbene, quindi queste sono le dimensioni tipiche di questo
questo elemento sono 2,5 metri, 60-70 centimetri di larghezza. Naturalmente questi sono i chiusini che voi finora non avevate mai notato se non in maniera così, con uno sguardo fuggevole, quando passavate per la città. Adesso guardateli, guardate che cosa c'è scritto sopra, poi la volta prossima ve lo chiedo cosa c'è scritto sopra. Ci sono delle sigle, delle parole che, a parte indicare la ditta che li ha prodotti, indicano il materiale e alcune altre particolari cose. Ci sono dei dispositivi idraulici anche complessi, per esempio questo è uno scolmatore di portata. Abbiamo detto, abbiamo accennato che la rete di fognatura è una rete, cioè un insieme di tubi che si connettono attraverso, per esempio, pozzetti come quelli che avete visto prima, sono poi connessi alle caditoie dalle quali entra l'acqua e così via. Però costituisce una specie di rete ad albero, cioè come un albero. In realtà in alcuni punti si ha la necessità che l'acqua venga separata in varie direzioni e, per esempio, si possono costruire degli scolmatori con delle, dove ci sono degli sfioratori. Noi non so se vediamo come decorare gli sfioratori, può darsi, ho un paio di lezioni in cui in realtà posso inserire questa cosa e vedremo di farlo, ma eventualmente nella seconda parte del corso. Alla fine quest'acqua dove la buttiamo? La portiamo nei corpi idrici recettori più grandi. Dobbiamo comunque sempre porci il problema se i corpi idrici recettori più grandi la possono recepire. Certamente non la possiamo disperdere senza pensare a quello che stiamo facendo. Se noi disperdiamo il prodotto di una fognatura in modo così, mi verrebbe una parola, mi verrebbero un po' di modi di dire così colloquiali, come, diciamo, che traduciamo come capita, di solito facciamo dei guai. Per esempio, dove c'è un terreno con un pendio, se noi costruiamo una fognatura, o cioè, se volete, un drenaggio delle acque, e poi aggreghiamo le acque, per esempio le scarichiamo su un pendio, quasi sicuramente provochiamo una frana che magari va su una rotaia di una ferrovia mentre passa il treno. E naturalmente le cose che sto dicendo non corrispondono a fantasia, ma corrispondono a fatti realmente accaduti. Quindi bisogna intanto magari stoccarle, perché siamo in profondità, e poi portarle nei posti opportuni, in luoghi opportuni, in modo che tutto questo avvenga senza danno. Questo è un esempio molto molto semplificato di una vasca di sollevamento, dove vedete due pompe a immersione, cioè che possono stare dentro quel corpo motore e anche le giranti sono dentro l'acqua. Vedremo anche come dimensionare una vasca di sollevamento di questo tipo. Questa qui è stata probabilmente dimensionata in maniera molto superficiale, però, e noi vedremo di come farlo in maniera ottimale. Quindi nelle costruzioni idrauliche alla fine ci sono anche delle macchine, per esempio le pompe. Pompe che non sono poi degli elementi così secondari. Per esempio, pompe di impianto di sollevamento possono avere queste dimensioni. Di nuovo, se voi comparate con le finestre, questi sono pompe alte 2 metri, 2 metri e mezzo, che possono costare anche fino a centinaia di migliaia di euro all'una. E non solo per la gestione, costano molto ogni anno a chi le ha implementate. Quindi in una fognatura ci sono anche impianti di pompaggio, questo è il messaggio. L'infrastruttura naturalmente va vista nel suo complesso, qui ci sono anche degli altri elementi che non ho ben descritto, ma sono delle vasche volano, come vedete ci sono dei punti in cui addirittura ci sono degli scavalcamenti. In queste vasche viene scaricata una parte dell'acqua aspettando di laminarla, come si dice, prima di portarla nel corpo idrico recettore principale. Tutti questi sono gli elementi che voi vedete normalmente in una fognatura, che man mano dovete tenere presenti, che adesso quando uscite per esercizio, questa sera andate a prendere uno spritz in giro per Trento, guardate dove sono questi elementi. Quindi